Ciao, oggi ti propongo una crostata speciale con tante girelline farcite con della confettura. L'ho realizzata con una pasta frolla al burro, friabilissima. Trovi gli ingredienti, come sempre, nell'info box sotto il video e nel blog. E adesso prepariamola insieme. Metto la farina nel contenitore. Poi grattugio il burro freddo di frigorifero con una grattugia a fori larghi. Fatto ciò, mescolo bene il burro con la farina ed ottengo un composto sabbioso. Aggiungo lo zucchero a velo vanigliato, così non sarà necessario aggiungere l'estratto di vaniglia. Poi metto un pizzico di sale e il lievito setacciandolo. Con lo zucchero a velo la pasta frolla avrà una consistenza molto delicata. Ora grattugio la scorza di un limone non trattato e poi mescolo bene il tutto. Aggiungo due uova medie ed inizio ad impastare all'interno del contenitore fino ad ottenere una pasta frolla compatta. Mi sposto sul piano di lavoro senza lavorare la frolla ulteriormente. Guarda che bella consistenza elastica che ha. Poi la sistemo all'interno della pellicola alimentare e la metto in frigorifero a riposare perlomeno per 30 minuti. Dopo il tempo di riposo, sistemo la pasta frolla sul piano di lavoro e la divido in due parti uguali. Stendo la prima parte di pasta frolla su un foglio di carta forno infarinato. Formo un disco che mi servirà come base per la crostata. Per la base della crostata uso una tortiera del diametro di 24 cm, ci sistemo la frolla all'interno e poi ritaglio gli eccessi con un coltellino. Adesso stendo l'altra parte di frolla. Realizzo un rettangolo delle dimensioni di 15x60. Una volta realizzato il rettangolo, ci distribuisco un velo di confettura ai frutti di bosco. Poi taglio delle strisce della larghezza di 2,5 cm e le arrotolo su se stesse, formando appunto delle girelle. Mi raccomando, non stringere troppo mentre le arrotoli, fai il tutto con estrema delicatezza. Thank you.
Adesso buco la base della crostata con i rebbi di una forchetta. E poi ci distribuisco la confettura e frutti di bosco. Adesso sistemo le girelline farcite sulla crostata. Le metto leggermente distanziate tra di loro perché in cottura cresceranno. E posso infornare nel forno già caldo statico a 175 gradi per 45 minuti o fino a doratura desiderata. Metto la tortiera nella parte intermedia del forno. Ed ecco la crostata a cottura ultimata, la lascio freddare completamente prima di toglierla dallo stampo. Una volta fredda la trasferisco su un vassoio di portata. E poi la spennello sulla superficie con della confettura di albicocca per dare l'effetto lucido. Successivamente cerco di ravvivare le spirali delle girelle sulla superficie della crostata. Ho setacciato la confettura ai frutti di bosco, l'ho messa in un sac à poche e ripasso le spirali. Ovviamente questo passaggio è facoltativo. Non preoccuparti, la confettura che andrai a ripassare sopra la crostata rimarrà ben attaccata e si andrà a solidificare. Ed ecco la crostata pronta, una crostata friabile e deliziosa. Spero che la ricetta ti sia piaciuta, un abbraccio, a presto!